Sono Marco Giachello, chef del ristorante La Smarrita, situato nel centro di Torino, nei locali che ospitarono gli uffici del Conte Camillo Benso di Cavour. Vi andremo a presentare alcune preparazioni tipiche della nostra carta. Adesso andremo a preparare la tartrappe montese e per realizzarla avremo bisogno di uova, latte, panna, cipolla trita, battuto di salvia e rosmarino, sale, parmigiano e pepe macinato al momento. Cominciamo a rompere le uova come da ricetta. Saliamole, pepiamole, aggiungiamo il battuto di rosmarino e salvia e le sbattiamo con una frusta. Aggiungiamo la cipolla stufata, e parmigiano grattugiato. Uniamo il tutto. E per ultimo versiamo il latte e la panna intiepiditi. Scegliamo bene il tutto. E ci prepariamo per andarlo a versare negli appositi stampini. Passo ora a imburrare gli stampini. In questo caso propongo questi stampini di stagnola facilmente reperibili in tutti i supermercati, molto pratici. Imburrandoli bene sia sul fondo che sulle pareti. Riempiamo ora gli stampini, avendo cura di rimestare bene il prodotto. Aggiungiamo l'acqua per la cottura a bagnomaria. E mettiamo in forno per la cottura. La cottura proseguirà in forno a bagnomaria a 175 gradi per 20 minuti. La cottura ultimata, lo facciamo raffreddare le nostre tartare leggermente e poi provvediamo ad impiattarle.